Buonasera, Pedrazzi, sono il responsabile del Servizio Protezione Civile. Qui vedete dei volontari con la coordinatrice Giovanna Cesario. Mi sposto di lato così non oscuro dietro, lo vedo meglio. Questa è una prima rappresentazione dell'area esondativa, sia del Seveso che dell'Ambro. È una mappatura storica ed è quella attualmente presente nel piano di emergenza attuale. Nell'edizione che andrà a essere revisionata entro maggio verrà riparametrata rispetto purtroppo a quello che è successo durante l'ultima esondazione che ha interessato alcune aree un po' più vaste. Mi passi l'altra slide. Adesso nella prossima slide vedrete al centro l'attuale mappatura degli interventi previsti dall'attuale piano di emergenza. Dovrei avere un puntatore, comunque magari abbassandosi un po' di luci. Dunque la planimetria centrale è tutta la zona di Niguarda. C'è tutta una serie di fiusini previsti nel vecchio piano di emergenza dove metropolitana milanese interveniva per l'apertura in modo tale da consentire sia l'uscita ma anche e soprattutto il deflusso delle acque. Come diceva l'assessore, metropolitana milanese si è fatta carico di riverificare l'efficienza dell'apertura di questi chiusini e di verificare quelli che effettivamente necessitano di essere aperti. E sono quelli che vediamo rappresentati su questa zona e sull'altra zona, e la novità sono anche quelli della zona dell'isola, dove nell'ultima esondazione qualche cittadino ha provveduto ad aprirli, perché chiaramente la necessità era quella. Però purtroppo, se noi apriamo dei chiusini senza metterli in protezione, senza essere presidiati dalla polizia locale, va da sé, è chiaro che sono potenzialmente pericolosi per passanti e macchine. Quindi, come il piano di emergenza che verrà aggiornato prevede, sulla zona dell'isola gli interventi della squadra composta di protezione civile, proprio per accelerare le fasi preventive di apertura di questi chiusini. Altro aspetto che è stato indicato, qua sembrano molto piccole, sono in questo punto, quest'altro più lunga, l'altra è qua, sono quelle griglie fisse carrabili in carreggiata dove gli studi di MM sulle portate di condotti di fogna non direttamente interessati dall'area esondativa di Niguarda, diciamo sono un po' più scariche e possono consentire di ricevere parte delle acque che sono in carreggiata, intercettandole. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è di agevolare il deflusso quanto prima delle acque che sono presenti sul sedile stradale. Chiaramente il dimensionamento, la forma è stata fatta in funzione della portata dei condotti di fognatura che sono sotto presenti nel sedime stradale, quindi non potevano essere realizzate griglie enormi quando poi la portata di questi condotti di fogna non avrebbero comportato un deflusso corretto delle acque. Quindi tutte le azioni di questo piano di emergenza che vanno a modificare il precedente sono volte essenzialmente a anticipare tutta una serie di azioni operative da parte di chi deve intervenire, cioè Protezione Civile e tutte le aziende partecipate che concorrono all'emergenza. Ma la novità è anche, è stata già detta dall'assessore, dove l'UCL preventivamente rispetto al precedente piano di emergenza anticipa e decide delle azioni in funzione delle previsioni meteo, in funzione di quanto è previsto che accada. Quindi la nostra amministrazione dà un input molto forte di coordinamento a tutti gli attori che devono essere attivati, mossi nella fase di emergenza.
mentre prima la UCL veniva attivata solo sulla grande emergenza. In questo nuovo piano di emergenza è proprio questa la novità, dove vengono maggiormente valutate e decise le azioni da farsi in modo preventivo, pianificate. Questo è quindi anche il coinvolgimento. Come si legge? Certo. Sono tre fasce? Sì, sono tre fasce. Allora, qui siamo nella zona dell'isola che non era così concepita nel precedente piano. E questa è la parte che resterà in capo, mi tolgo dagli altri, e sarà compito della Protezione Civile intervenire per l'apertura con la posa di cavalletti illuminati, e dalla Polizia Locale dovrà fare i dovuti cancelli per interdire il traffico. In questo punto è una griglia di 3 metri per 2 in carreggiata che ha il compito di intercettare l'acqua che è già presente sul sedime statale, in modo da che venga convogliata in una fognatura che non è interessata. Sì. No. Esatto. No, Zarama. Questo è l'asse di testi. Adesso questo è l'asse di testi, e qui c'è questo grande, è la ripetizione. Allora ripeto, la parte centrale è la planimetria che individua attualmente nel piano di emergenza attuale in vigore. La stessa planimetria è stata splittata con delle soluzioni diverse. Mi sono spiegato non precisamente, certo. Questo che vediamo è la parte tombinata in azzurro del Seveso. Quindi ripeto, Metropolitana Milanese ha individuato l'esatta necessità dei chiusini da aprire su cui intervenire. Due squadre che vengono raddoppiate, che sono quelle di Metropolitana Milanese, per avere un'azione più preventiva e più, e senza attendere la grossa esondazione di apertura. Sulla zona dell'isola interverrà la Protezione Civile a fare praticamente la stessa operazione. In più si aggiungono 3 punti, questo, uno è in zona Istria, sì, questo, dove le acque verranno intercettate e convogliate in tratti di fognatura che non sono interessati sensibilmente dalle portate, quindi sono più scarichi, e chiaramente Metropolitana Milanese ha fatto un rapporto di acque piovane che comunque andranno a cadere in fognatura, ma le portate consentono di scaricare ulteriore acqua in questi tratti di fognatura. Prima l'assessore diceva che anche come altra attività di ridurre la portata della Martesana e consentire al Seveso di scaricare più rapidamente, è fattibile perché Seveso e Lacro hanno tempi diversi di raggiungimento della soglia di preallarme e allarme. Quindi le verifiche fatte da Metropolitana Milanese consentirebbero quell'azione di alleggerire la Martesana sul tratto corrispondente dove incrocia il Lambro, in modo tale che possa ricevere meglio o più quantità di acqua da parte del Seveso che si mette in Martesana. Sono tutti interventi che, messi assieme, cercheranno di mitigare quanto più possibile l'esondazione, che però comunque ci può stare, ci potrebbe essere, però tutte queste azioni sono per mitigare l'impatto sulla viabilità e sulla cittadinanza. Quindi il concetto è di, in attesa che vengano realizzate le vasche, fare tutta una serie di interventi di anticipazioni di azione sul territorio,
con l'unità di crisi che viene attivata immediatamente all'emissione dell'alert meteo. Anticipare l'azione di protezione civile dell'AMSA, delle partecipate di metropolitana milanese, e importante la comunicazione alla popolazione. Prima si è accennato all'invio anche di messaggi, sostanzialmente dovrebbero essere, poi lo verificheremo assieme con gli assessorati, l'invio dell'allerta meteo, perché il centro funzionale regionale ci comunica con sufficiente ore di anticipo le previsioni meteo e danno con un minimo di anticipo dalle 12 alle 24 ore del possibile rischio meteorologico. E quindi ci dà la possibilità di prepararci, attivarci e soprattutto informare. Si è aperto anche il canale di informazione alla cittadinanza, proprio perché la cittadinanza sia informata e possa attivare quelle sue difese o sue azioni, con spostamento di macchine o posizionamento di paratoie per evitare gli allagamenti, per tempo. È già stato detto, c'è un rischio, quello di dire attenzione, c'è un allerta meteo, stiamo raggiungendo la soglia di preallarme o allarme, potenzialità di esondazione, ma anche possibilità che non si verifichi, perché statisticamente lo sappiamo, lo vediamo, non sempre al raggiungimento della soglia di preallarme e allarme poi segue un'azione esondativa, a volte si resta sul filo di lana cosiddetto e dopo scende il livello e non abbiamo esondazione. Quindi però la valutazione della nostra amministrazione è comunque di informare la cittadinanza in modo tale che possa anche autoproteggersi. Questo è uno dei concetti fondamentali dell'aggiornamento del piano di emergenza comunale, cioè informare la popolazione in modo che sappia del rischio che potrebbe verificarsi. Riceverete queste comunicazioni, allora vi tranquillizzo, l'allerta meteo regionale arriva in orario normale, ci siamo tutti svegli normalmente perché viene emesso intorno alle 13 e a decorrenza normalmente per le successive 12-24 ore, con decorrenza. In quella fase scatta tutto il monitoraggio, quindi si è detto, ora possiamo vedere, a differenza di un recente passato, in diretta i livelli idrometrici, quindi noi stessi sapere in quanto tempo ci stiamo avvicinando alla soglia di emergenza. Questo ci consente di emettere dei comunicati con SMS, che riceverete anche voi, stiamo raggiungendo la soglia di preallarme. Sicuramente non riceverete quello che riceveranno gli assessori o i dirigenti delle partecipate, il cosiddetto martellamento dei livelli, perché non ha senso per voi cittadini ricevere questa informazione, però riceverete la comunicazione dopo il primo allerta meteo, stiamo raggiungendo la soglia di preallarme allarme. A quel punto, ribadisco, potremmo raggiungere anche la soglia di esondazione, come non raggiungerla? Statisticamente sono più elevate le volte che rientra di quando invece esonda. Noi cosa facciamo? Comunque il sistema viene attivato a prescindere dal fatto che siamo prossimi alla soglia, non si attende la soglia esondativa per posizionare le pattuglie, attivare i volontari, attivare AMSA, attivare Metropolitana Milanese. Vengono anticipate tutte queste azioni per essere quanto prima possibile sul territorio. Io adesso penso di aver chiarito un po' tutto, le domande adesso sono a voi, perché anche il nostro assessore ormai è entrato in partita e conosce benissimo ogni risvolto del vecchio piano di emergenza e del nuovo, quindi lascio la parola. Mi chiamo Babbini,
Sono stato consigliere comunale a Milano dal 93 al 97. In uno dei capitoli che ha menzionato l'assessore Granelli c'è quello del limitare, cioè impedire l'acqua della Martesana di entrare alla cassina di Pom per non aumentare il volume della... E l'avete copiato dal mio progetto che ho consegnato a lui alla Corte dei Conti. E qua. Comunque, proposta alternativa. Siamo qui per la seconda volta a ribadire la ferma opposizione alle vasche di laminazione, in particolare quella progettata e finanziata dal Comune di Milano ubicata nel Parco Nord. Quello delle esondazioni nella nostra città risale nei secoli. Ricordo quella del 1951, alluvione del Polesine, anche qui a Milano esondarono il Seveso che era a cielo aperto sino a Piazza Carbonari, 130 centimetri d'acqua. Esondò anche il Naviglio Martesana, l'acqua alla gola Cassina di Pom, l'Alzaia Martesana in via Tofane di Gorla aveva 15 centimetri d'acqua. Noi per senso civico, gruppo di lavoro Asse del Seveso, il comitato del Parco Nord, il signor Zinesi di Lega Ambiente, il consiglio di zona 9, l'ingegnere La Terza, che precedentemente ha dimostrato che numericamente la vasca di Bruzzano, Parco Nord, difficilmente sarà utilizzabile, la svuoto e poi la riempio. Io, che già mi ero battuto quando da consigliere comunale affrontai il problema a Milano a riguardo da Piazzale d'Agosto, allagando attività commerciali, abitazione, metropolitana, eccetera. Ci siamo fatti un'esperienza sulle tematiche inerenti al problema studi dell'invarianza idraulica sulla falda. Il terreno non è più permeabile laddove sono state costruite strade, metropolitane, abitazioni, insediamenti industriali e dove si è asfaltato. Cosa facciamo? Demoliamo il tutto? I motivi sono diversi. Hai idea che vuol demolire, il costo, i tempi di detta operazione? Ha pure idea dove inviare il materiale di scavo? Impossibile, no? E allora noi dobbiamo mai dimenticare che l'acqua è l'oro bianco, è il dono della natura. Bisogna gestirla al meglio. Parliamo anche del pianeta idrografico di Milano. Non abbiamo costruito le linee metropolitane perché la falda era in certe zone a meno 5 metri, soprattutto a nord-est. Poi però nel dopoguerra, con l'incremento delle attività produttive, vedi acciaierie Far, Breda, l'industrializzazione della Brianza, scusate, radioterapia alla gola e devo bere perché mi manca la saliva. Magari rispettiamo l'intervento. Dove siamo arrivati? Poiché parlo della falda, più avanti inserisco la risposta. Nel 1956 iniziarono i lavori della linea rossa sponsorizzata dal ministro delle infrastrutture Ezio Vigarelli, benemerito. Il dottor Sinesi, nella mail che ci ha inviato il giorno 6-4, afferma che qualcosa si muove. Ha notato che stanno alzando gli argini dello scolmatore di Nordovest. Bene, allora la mia idea progettuale è attuale è quella di utilizzare Villoresi adibendo la scolmatore di Nord-Est. AIPO e Consorzio Villoresi si oppongono a Serento poiché le acque del Seveso sono inquinate. Alcune considerazioni essenziali: è vero che le acque di piena sono inquinate, ma è altrettanto vero che si tratta di un problema della durata di pochi giorni. È però altrettanto vero che le acque inquinate del Seveso immesse nel Villoresi nello scolmatore di Nordove saranno sicuramente fortemente diluite, mentre quelle che resteranno nelle vasche sarà puro concentrato di elementi inquinanti. E la pulitura delle vasche dopo l'alluvione dove la porteremo? Nell'Adda, nel Ticino o nella Terra dei Fuochi? Oggi il Villoresi non irriga più i terreni agricoli, se hanno bisogno di acqua scavino dei pozzi per l'agricoltura, contribuendo ad abbassare la falda che allaga MM2. Comunque la falda l'hanno inquinata gli agricoltori,
fino a 40 metri di profondità con tutte le schifezze che usano vedi a Trazina. Torniamo a Via Ormato, i tecnici asseriscono che la parte interrata può ricevere 45 metri cubi al secondo, il Villoresi 38-40 metri cubi al secondo, lo scolmatore probabilmente 30 metri cubi al secondo, 45 più 40 più 30 fa 115, significa che se il volume d'acqua è entro questi limiti bastano gli scolmatori. Se superiori le ha dare una vasca ma non al Parco Nord, ognuno si tenga la sua acqua. Grazie. Buonasera a tutti, io risiedo via Valfurva. Allora, ho ascoltato bene tutto quello che è stato presentato, che in parte è stato sollecitato da noi cittadini negli anni precedenti, e dirò delle cose un po' alla rinfusa che riguardano sia dei suggerimenti che alcune idee che secondo me vanno verificate. Allora, la prima cosa che mi veniva da chiedere era: dal 31 luglio ci sarà un monitoraggio dei livelli quotidiano, ho sentito prima che diceva. Ah, ok, perfetto, allora siamo a posto. Poi, come si identificheranno i chiusini da aprire? Cioè, ci sarà qualcosa di scritto? Perché nei mesi scorsi, quando c'era l'esondazione, gli addetti non sapevano dove mettere le mani. E questo è successo più volte negli anni. Quindi una cosa fondamentale è identificare i chiusini da aprire, perché poi quando c'è l'acqua non si vedono. Ok. Ultimamente sono stati aperti durante e non si vede, quindi devono sapere tutti che sono quelli da aprire. L'altra cosa che secondo me, per quanto riguarda avvisare i cittadini, è importante: io recentemente con Twitter, mi pare, ricevo le notifiche del comune delle linee che cambiano o dei lavori stradali. Questa cosa si può fare, quindi, perché è immediata, cioè chi utilizza Twitter riceve la notifica. L'SMS è valido, Facebook anche è abbastanza immediato, però sono tutti sistemi che vanno attivati assieme, secondo me. Il fatto di avere i volontari tra i cittadini che risiedono e che lasciano il proprio numero di cellulare per avere gli SMS va bene, ma ci vuole una sorta di primo numero, secondo numero, terzo numero, perché se in quel momento il cittadino ha il telefono spento, si sa che ce n'è un altro che lo riceve, cioè in qualche modo fare una specie di primo, secondo, terzo livello. Non so come spiegare. Ok. Quindi è indifferenziato. Chiunque voglia può avvisa gli altri la cascata. Ok. Perché secondo me, vabbè, poi lo approfondirete. L'altra cosa importante era riferita al traffico che c'è in zona, che rimane bloccato. Quindi chi transita per la zona, che ci vive o che deve passare, quindi utilizzare dalle tangenziali se a capita di giorno o con un altro sistema si capita durante la notte, per fare in modo che non ci siano gli intasamenti che ci sono stati. A luglio, mi pare, c'erano dei rappresentanti dell'ospedale di Guarda, l'ospedale Thailanda, che segnalavano questo grave problema, cioè i pazienti che devono venire a fare visite, interventi o cose varie, che non vengono avvisati perché non sono in questo comprensorio e non lo sanno. Quindi anche questa cosa la volevo segnalare. E l'altra cosa era che ben vengano i preallarmi, cioè è molto meglio essere preallertati e poi che non succeda l'esondazione che il contrario. Quindi purtroppo si deve passare da questa cosa. L'ultima cosa che volevo dire è che mi sembra, da residente da più di 50 anni in questa zona, che sia la prima volta che c'è questa attenzione, che c'è qualcosa di operativo nei confronti di chi vive in questa zona. Il discorso che faceva prima il signore dell'intervento precedente noi l'abbiamo sentito anche nell'altra riunione, cioè chi protesta sulle vasche o chi offre altre alternative. Però dopo 40 anni, di più di 40 anni, che noi viviamo con l'acqua in casa che ci invade la strada, improvvisamente, che ci porta a noi inquinamento per delle giornate, per dei mesi, noi ancora abbiamo le tracce dell'ultima esondazione se guardiamo bene,
sono molto contento di poter vedere che qualche cosa si sta facendo. Mi auguro che sia fatta come previsto e che poi funzioni, sperando che duri solo 3 anni, perché sennò è un casino. Ok, io finito.